Nel coro di notte del Monastero dei Benedettini si è svolta la conferenza La musica oltre la musica, esperienza di ascolto, il primo dei due eventi organizzati da numerose associazioni studentesche. Moscarda, Arche, Actea, AEGE, ESEN, Leo Club International, Flash Up, Libertas, Circolo Boccavento e NAEC, tre partner anche Radio Zebù e Radio Amore, per manifestare la propria vigilanza e attenzione a Laura Salafia, la studentessa universitaria vittima accidentale di un episodio di violenza avvenuto nei pressi del monastero dei Benedettini l'1 luglio del 2010. Quali sono le finalità principali del convegno La musica oltre la musica? Allora, le finalità principali sono quelle di unire tante associazioni, tanti giovani a favore di una nostra coetanea che è stata purtroppo molto sottovalutata da parte delle istituzioni e anche delle associazioni catanesi, che nonostante abbiano avuto lei come compagna di studi o amica in generale durante gli anni dell'università, hanno purtroppo dimenticato il terribile accadimento di circa 2 anni fa qui davanti. Hanno colpito Laura Salafia, come sappiamo, con un proiettile, in questo momento si trova ancora sulla sedia a rotelle, quindi a sostegno di Laura Salafia, tante associazioni, siamo più di 10 associazioni studentesche a sostegno di Laura. A seguito della manifestazione di oggi, giorno 26 di maggio, sabato 26 maggio, al Barbara di Disco Lab avremo una serata musicale rock con 4 band più DJ set rock, quindi una serata di divertimento collegata alla musica, come d'altronde sappiamo fare noi come giovani, a sostegno di Laura. Ingresso molto popolare, poi alla fine della manifestazione, sia di questa poi di sabato 26, andremo a portare direttamente il denaro o a Laura Salafi o più facilmente metterlo sul conto IBAN predisposto. Alla conferenza, coordinata dalla professoressa Maria Rosa De Luca, docente di storia della musica dell'Università di Catania, hanno partecipato in qualità di relatori Angelisa Marroccia, che da molti anni lavora in diversi contesti sociali, utilizzando discipline legate al corpo, al movimento, alla musica e al teatro, mirata al sostegno e all'integrazione dell'individuo. L'arte terapia è un campo di ricerca, ovviamente, che utilizza canali diversi, che sono appunto il teatro, la musica, la danza, infatti c'è la danza terapia, la musicoterapia, il dramma teatro, la manipolazione in genere, quindi anche tutte le attività di manualità, e si occupa di una forma di, non proprio di riabilitazione, ma è una ricerca nel campo di sviluppare le qualità e farle emergere di ognuno. È l'esperto nei processi educativi della comunicazione, che da molti anni lavora in centri di riabilitizzazione con soggetti disabili e con disabili psicosociale. La musica quindi a sostegno anche di uno sviluppo psicologico? Assolutamente sì, perché per noi, io e Angelisa lavoriamo in coppia già da parecchi anni e sicuramente l'aspetto solamente relazionale tra persone non basta, ma occorre un veicolo, e questo veicolo per noi possono essere la musica, l'arte in generale, la danza, e quindi il lavoro infatti che noi facciamo è quello che va dalla diagnosi semplicemente di una patologia fino poi alla cura, proprio utilizzando questi altri aspetti che ci servono sia per il soggetto che ha delle difficoltà, ma anche per la famiglia.